Siamo a casa Merola, io sono arrivato qua all'una, alle 13 per essere corretti, e abbiamo mangiato, c'è la pasta e fagioli che a me mi piace assai, e ho notato che tu non mangi moltissimo, cioè non hai mangiato assai, come Sai, Ettore, mi curo un po' perché la pancia poi per un artista in televisione, per i fiati anche, diciamo, è meglio curarsi, prevenire. Però mangio, perché sta pasta e fagiolo che ti ha fatto mio fratello Roberto, era buonissimo. penso. Incontrati in un'altra occasione e tu mi hai detto papà mi ha viziato Eh sì, e dai. volevo allora sapere, cioè viziato in che modo, che cosa ti permetteva rispetto ai tuoi Ma fratelli, per sai che esempio. quando volevo un giocattolo, come tutti i bambini, piangeva un po', però lui non resisteva, me lo comprava. Ma no, viziato in senso che mi accontentavo. Quello che aveva le sue possibilità, mio padre mi accontentava. Io ho detto viziato perché mi ha accontentato tutto. Volevo il giocattolo che costava 100 euro, me lo regalava, all'epoca 100.000 lire, tanti anni fa, adesso l'euro, e lui me lo regalava per farmi sorridere, però per farmi andare anche a scuola e per studiare già il canto, che lui voleva che questa dinastia Merola continuasse. Mario Merola era il grande interprete, no? Il grande attore, però credo che fosse anche un impasto tra carisma, grande personalità, la capacità di farsi ascoltare. Di tutte queste cose qua, tu secondo te che cosa hai ereditato? Ma io penso che di mio padre l'educazione, quello che mi ha dato, quello che mi ha insegnato di più, sai Ettore, perché voleva sempre che i suoi figli, noi siamo tre figli, no? Sono io, Roberto e Loredana, io sono l'ultimo. Sì. E diceva lui, l'ultimo è sempre un ciuccacacacchie, cioè per gli amici che non capiscono il napoletano, il più, diciamo, Rompiscatole. rompiscatole, E tu sì bravo. cacacacchia. Ma no, cacacacci in senso, ecco che volevo questo, volevo quello, accattami un pianoforte, comprami questo, comprami Il quello. più Cioè, viziato, insomma, quello che si il coccola più, di più. esatto. Però lui voleva che però io studiassi il canto dal grande maestro Dino Fiorentino, Sì. che, e poi ho continuato col maestro Campagnoli e poi altri maestri, cioè, capito? Lui voleva che io poi. Però il bello che ho ereditato, se posso dire questa parola, di mio padre, ecco, è l'educazione, la semplicità, perché lui era un grande padre in famiglia. Io, ecco, a me mi manca il padre familiare, mi manca questa figura, perché le canzoni le sento tutti i giorni, lui c'è sempre in noi, in ogni film, ma a me mi manca papà, mi manca proprio papà, la figura del papà, quello Che che. ti diceva la mattina quando lo incontravi? Come ti salutava? Che ti diceva? Ma non ci crederai, ma lui, parlavamo, sai, perché lui è un tifosissimo del Napoli, amato del Napoli. E ogni mattina lui mi diceva sempre, voglio a papà, un Napoli, aere, come l'hai visto, come facevamo i commenti sul Napoli e poi anche
ti stai imparando questa canzone, ti raccomando stasera, ci abbiamo il concerto, se mi dava sempre. Ma una un cazziatone te l'ha fatta mai? Cioè, sempre, no? Sempre. Ma pesante, però. Ma ti giuro, prima e dopo i concerti, qui ci sono i manager che ci sono, che te lo possono dire perché stavano davanti. Lui non mi ha detto mai bravo, una cosa che io ancora piango, mai. Lui mi diceva sempre, mi sei piaciuto non molto, perché stasera hai sbagliato questa cosa. Sei piaciuto non molto. Infatti quando lui diceva mi sei piaciuto, diceva bello, ma poi diceva non molto, e non facevi scena. No. Però ora lo capisco perché mi diceva questo, perché lui poi davanti agli altri, non presente io, diceva mio figlio mi fa venire i brividi quando canti il canzone me. Me l'hanno detto dopo questo, allora rimpiango di non averlo abbracciato quando lui mi diceva sei bravo, volevo un suo bravo. Namuratella mia, namuratella, se io vero non do fide questa età, io sono marinara poveriella, ma tengo tutto pronto per sposare. E pronta a casa una barra che marinare, una lampara bruna, una lampara bruna, con belle scuse, una rezza e pescatore, dessù de stelle mare, dessù de stelle mare. O scusa rezza bascia margare, sotto a foresta cielo per l'amore, e con vietto tenghe fondo le fusille, da serra tata la tua lettonina e mi champagne che sta all'acqua mare, e mi champagne che sta all'acqua mare. Ma lui si rendeva conto della falsità semmai delle volte che c'era intorno a lui? Cioè riusciva a sgamare? Io penso che era un papà, era buono ma non era uno scemo, non era scemo, certo. Papà secondo me capiva subito, però era uno di grande cuore, infatti proprio alla fine ha dato troppo cuore e il cuore l'ha tradito alla fine. Io penso che papà ha dato tanto, ma ha ricevuto tanto solo dal pubblico, non da qualcuno che secondo me poteva ancora dare. Senti, solitamente al figlio di Mario Merola uno chiederebbe quanto hai usato il cognome di papà, quanto ti è servito il cognome di papà. È difficile. E invece quanta gente, no ma non voglio sapere questo perché poi insomma può essere anche naturale, no? Uno è un'arma a doppio taglio. Uno nasce figlio di Mario Merola, naturalmente insomma si porta dietro delle cose. No, volevo sapere quanta gente ha cercato di usarti perché eri il figlio di Mario Merola, perché sei il figlio di Mario Merola. Ma sai, se lo sapessi, io spero sempre nella buona fede delle persone, Ettore. Però c'è sempre qualcuno che nella vita le cattiverie le subisce. Non voglio pensare che c'è queste persone che... Voglio pensare sempre... Io credo molto in Dio, come mi ha insegnato mio padre. Io credo c'è sempre la buona fede. Alla fine voglio bene tutti come voleva bene papà. E anche se qualcuno l'ha fatto, io perdono. Amico mio, se giocatore scarta, che imbroglia non sa vince né partite, sopprimi mano, aspetta a me la chiamata, se andiamo buono e non sbagliai guarda. Come te lo immagini tu l'inferno? Io penso che l'inferno veramente sia tremendo. Spero che i miei peccati Dio mi perdoni. Ma ci sono veramente le fiamme all'inferno? Cioè te lo immagini così? No, io credo che sia un inferno. Inferno e paradiso, io credo molto in Dio, credo che c'è un inferno, non credo alle fiamme. Credo che non esiste un mondo bello come il paradiso, cioè lo vedo in senso opposto. Perché poi mio padre, sai, ti racconto un aneddoto, perché mio padre quando andò la prima volta in coma, lui si svegliò e disse, ho visto una luce bianca, si stava bene, perché mi avete svegliato? E io credo che mio padre prima di morire già ha visto il paradiso. Io credo che mio padre sia in paradiso, questo lo posso dire sicuramente. Credo che l'inferno sia, non lo auguro a nessuno perché chi è cattolico sa che cos'è l'inferno. Non sappiamo, non l'abbiamo visto, ma possiamo immaginarlo che cos'è l'inferno.
Senti, stavo pensando ad una cosa, che tu con tuo padre in casa è come aver partecipato ad un talent per tutta la vita, no? È un po' come aver avuto Maria De Filippi con le telecamere sempre in casa, con tanto di scuola, con tanto di Garrison, con tanto. Bravo, bravo. Perché credo, per esempio, il divano sul quale siamo seduti noi, credo si siano seduti Vabbè, io tutti, tu stai no? qua, io lo chiamo un po' come il monumento di casa mia. Qua adesso le immagini stanno inquadrando, no? Dove c'è il mantello di Zappadore, dove c'è la foto con Massimo Ranieri quando lui era bambino, dove stai seduto tu, c'è stata la moglie del grande Silvio Berlusconi, il presidente, ex presidente, i vari D'Alessio, Rino D'Angelo, tanti grandi, grandi, grandi della musica italiana e napoletana. È E tu eri piccolo? emozionante. Io ero piccolo, ero un ragazzino, 14, 15, 16, vedevo tutti questi grandi E personaggi. che pensavi? Cioè. Ma che dico, ero contento perché volevano tanto bene papà, vedevo tanta gente che voleva toccare papà, hai capito? Cioè, io vedevo, emozionavo, ho visto gente piangere vicino a papà per farsi le foto. Di te fa fritta e camera ma pare che sembra primavera. Io mi riservo studio pure, vedi una stella ma sei tu, che mi fai luce in tuo cuore tutta vita e non ti studi più. Quando c'hai un cognome Merola, quando c'hai un cognome di questa potenza, di questo, devi dimostrare a tutta l'Italia, non devi dimostrare solo a noi. È troppo facile a noi napoletani. Buono, tutto quanto bene a Napoli. Cioè, questo è il discorso, perché papà ha lasciato un ricordo a Napoli, nel suo popolo. Ma papà, Merola è un passaporto che in tutto il mondo, in tutto il mondo, se fai qualcosa ti vengono a vedere. Questa è la cosa bella che io. Il mio sogno è questo. Pensa come sono cambiate le cose nel tempo, perché oggi i cantanti napoletani, chi canta in napoletano ha difficoltà ad arrivare dopo Latina. Invece, per esempio, per Mario Merola questa cosa non è mai Ma sai, esistita, no? Ettore, C'era un altro papà, repertorio, le bravo, canzoni il erano discorso è altre, questo, il la discorso è questo. RAI era interessata alla Ci canzone sono, tu mi napoletana. insegni che ci sono due tipi di musica napoletana. Io definisco la canzone di papà la cultura della musica napoletana. Poi esiste i ragazzi di oggi che cantano le canzoni proprio, le cosiddette neomelodici, che è una parola che io non capisco e non capirò mai, anche bravi, che fanno dei testi non al top di quei testi che parliamo, Cantava, certo. però è la generazione di oggi, va applaudito lo stesso, non è che io condanno, però certo se tu canti Guapparia, se tu canti Lacrima Napoletana, queste canzoni le conoscono in Giappone, voglio dire, questo voglio Certo, dire io, certo, certo, certo. però è musica anche questa qua dei ragazzi di oggi e faccio i complimenti perché parliamo sempre di Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, sette note che sono in tutto il mondo. Questo dico. C'è chi la fa meglio, c'è chi la fa. Cioè, poi dipende dalla produzione che stanno dietro a questi ragazzi. Io faccio il tifo per questi ragazzi. Sono liscio per te, ma so più un bandanara, l'amore si amore, ricchezza non va. Tengo parabastone, di buona maniera non serve a nana. Sono liscio per te. Circa mezza sina, so guai a bagnare, o a meglio a danare, rispondo a bastona, va farta sapere. Cado se non guarda, e giungono tre. Che cos'hai? Posso parlare un attimo di Gigi D'Alessio? Volevo sapere tu che cos'hai. Hai qualcosa di Gigi D'Alessio tu? Hai più del cantante o più Gigi D'Alessio, abbiamo dell'imprenditore? le foto, abbiamo tutto, come hai Sì, no, no, visto? no, lo so che qua le telefoto avete tutto, però volevo sapere se tu di D'Alessio hai più le doti canore o sei più imprenditore come D'Alessio? Io ammiro molto D'Alessio come imprenditore, lo vedo che già sta avanti, è come l'americano, no? Lui come medicina e come già sa, ha medicine che vogliono i ragazzi di oggi. Lui è veramente su questo, gli do 10. Come musicista anche 10, perché lui veramente ha dimostrato. Ma no, artisticamente io a Gigi non lo giudico, perché Gigi artisticamente non bisogna giudicarlo, però con Gigi io mi piacerebbe, secondo me quello che ho di Gigi io, cioè, forse che, non lo so, non vorrei sbagliare, ma forse non tenga niente Gigi D'Alessio,
L'hai detto come tuo padre, quasi. Secondo me, cioè, è meglio così, perché ognuno deve avere le sue cose. Sì. Però se io devo avere qualcosa di Gigi, che gli posso dire? Che il cuore, ma il cuore io non dimenticherei mai qualcuno. Non lo so se tu. Io penso che in fondo vorrei avere il cuore di Gigi D'Alessio, perché in fondo io penso che Gigi nel suo cuore la famiglia Merola, perché sicuro Mario Merola non la dimenticherà, non si può dimenticare di Mario Merola. Ma io spero che non dimenticherà neanche della famiglia Merola, perché la famiglia Merola non dimenticherà mai Gigi D'Alessio, perché quando Gigi, tu sai che all'inizio delle sue armi venne qua sopra e noi l'abbiamo aperto le porte, abbiamo aperto le braccia per abbracciarlo. E io di Gigi spero di avere il suo cuore e lui di avere il suo mio cuore, lo spero, però io non saprei risponderti a questa, mi trovo in difficoltà. Perché io ti ho detto una cosa importante prima, io so perdonare, io non giudico nessuno, mi hanno giudicato, mi faccio giudicare. Io ripeto, Gigi per noi è come stato, è stato e rimane un fratello. Stop, mi fermerei qua su questa. Fanno tesoro tutte sti perché nessuno mai l'ha data a me. Lascio vada assai una cartolina, quando in danno più a forza era cagnata. Voglio, se io vero mi promette, fa sti cose. Una di 50 anni, a fai cantare. Ma ti piace Cent'anni? Papà era molto contrario a questa canzone, un po' come i tuoi dubbi, perché diceva, la canzone poi parla che lui dà lo scettro, diciamo, a questo ragazzo alla fine, e io non cantavo a quell'epoca, voglio dirlo, e praticamente disse papà, mi portano pochi i malauri, se dice a Napoli, un po' di disgrazia, perché con me non cantassi più. Allora Ok. c'era quel dubbio, ma poi piacque molto a mia mamma la canzone e la fece uscire alla grande. Ancora oggi, devo dire la verità, dove vado, vado e la canto, anche quando Gigi la canta nei suoi concerti, quando la cantavo, non so se la canta più, perché una cosa che io, ecco, questo volevo dire a Gigi attraverso voi, cantala sempre Cent'anni, perché Cent'anni è la storia tua. Quando vai fuori, una cartolina te la buttare, in da nottata, dove una nostalgia può tornare. Non lo scordare, ma può partire, va, va, Cent'anni, Cent'anni. Si parla sempre di papà ed è giusto, ma di mamma non si parla mai però. La mamma è una sola, Ettore. Mia mamma, per esempio, non è nel mio cuore, è nel cuore, nel fegato, nello stomaco, in tutte le parti di vitale del mio corpo. Ah, mia mamma è quella là che mi ha fatto nascere, quella là che mi cura quando ho la febbre, anche quando ho questa età, perché la mamma è sempre Ma quindi Napoli è mamma o papà? mamma. E mamma e papà, dicimmi la verità. Mamma e papà. Però in questo caso, nella canzone, il grande D'Agostino ha usato perché tu sei È papà, certo. perché ha usato questa cosa, ma diciamo la verità, la mamma viene sempre al primo posto. Però c'è un però nella mia vita, Qual è? che io ho amato molto più mio padre. Non significa che non amo mia mamma, io per mia mamma, perché mio padre mi ha fatto mamma e padre. Sono state 24 su Con 24 tuo padre. prove, controprove, Certo. concerti. Però
mia mamma e mia mamma, cioè, però io, ecco, la gente dice ti vedo molto più attaccato tramite Facebook, queste cose. Sì, perché mio padre è in me, è dentro di me. Mia madre è la mia vita. Sicuramente non voglio pensare, perché sicuramente sarà un dolore peggio di mio padre, perché la mamma, ripeto, quella là che ti fa nascere, ti fa vedere il sole. Se non ci dare più a chi sta morto, so cosa caso io non so sapere, però non mi attarisce nessuno che chi lo vera si è scordato di me. Non lo facete chiagnere sto cuore, non sa niente ancora. Senti, ma adesso sai che stavo pensando? Stavo pensando alla televisione, no? Al modo di fare comunicazione oggi, di come per esempio a certi programmi televisivi, a certe conduttrici interessi tutto l'aspetto familiare, tutto il bello e il brutto che ci poteva essere tra un padre e un figlio. Io, a parte delle cose con Mara Venier, che credo fosse grande amica di tuo padre, però ti devo dire la verità, e in questo ti apprezzo, non hai mai sfruttato appieno il cognome Merola, cioè non sei lì in televisione di continuo a raccontare. Perché? Perché non ti piace? Perché ti vergogno? Perché, per esempio, se tu mi dici mi vergogno, ti voglio due volte bene. Cioè, se tu mi dici non ho mai fatto questa cosa perché io mi vergogno, no, ma infatti, ti apprezzo, ti vergogni? Infatti ti dico la verità, mi dispiacerebbe parlare, ecco, mi vergogno, ecco, brava. Cioè, se mi chiamate, chiamatemi perché Francesco Merola, perché poi di mio padre abbiamo parlato, parlato. Cioè, mi piacerebbe anche portare, ricordando papà, anche la mia musica, perché io ho visto, molto notato che ti piace una canzone mia che si chiama Dimana. Dimana, che bellissima. Stasera voglio stare più all'era, una canzone bella di D'Agostino D'Alessio. Voglio dire, c'è anche Francesco Merola, proprio Francesco, le sue canzoni. Però sai, se devo andare sempre là, mi vergogno pure a piagnucolare sempre i ricordi di papà, perché come fai poi? In televisione bisogna andare sì, ricordando, omaggiando, però poi fai vedere pure, fammi cantare pure. A me mi vogliono parecchie televisione per parlare di papà. Certo. Io vorrei andare anche per cantare, perché... Cantare le tue canzoni? Sì, perché è giusto che... Ma questa cosa ti pesa? Cioè, tu ce l'hai un po' di canzoni belle, secondo me non sono moltissime, però ce l'hai. Non è scattato, io non so se sia un fatto di promozione non fatta all'altezza della situazione, o perché la gente quando ti vede pensa a Mario Merola, o perché quelle canzoni che cantava tuo padre adesso ricantate da te è comunque, come se prendessero nuova vita. Ettore, comunque bisogna dire la verità. Che c'è che in non me vedono, in me vedono mio padre. E quindi non succederà mai? Cioè, il problema è il punto interrogativo, che io quando vado a fare i miei concerti, canto anche le mie canzoni, ma quando canto le canzoni di papà, il teatro va... E sto fatto non ti pesa? Sto fatto mi pesa, mi fa rabbia, dico, mi fa anche rabbia, però ne sono orgoglioso. Questa è la cosa bella, perché il pubblico mi ha definito il continuo. Sì, però Francesco, perdonami, si rischia di fare il cantante senza canzoni. Sì, allora che bisogna fare? Che bisogna fare? Che bisogna fare? Che secondo voglio sapere se ci hai pensato. Ecco, secondo me ci vuole una grande produzione. Perché oggi, se tu non c'hai una produzione, questo non parlo solo per Francesco, parlo per tutti gli artisti, bisogna fare una grande produzione, perché cari telespettatori, bisogna che dietro un artista, se non c'è gente che crede in te, che ti dà veramente non una mano ma l'anima, non potrà mai nascere qualcuno artisticamente. Però io penso anche, scusa, le radio oggi purtroppo si pagano, giustamente si pagano. Per passare una promozione di un artista, di un ragazzo, si pagano. Certo. Ecco, perciò sentite qualche artista 20-30 volte. Ma lo fa anche la major per la Pausini. Così lo fanno, ecco, anche, bravo. Non è che lo fanno solo i cantanti oggi, napoletani. Ecco, questo è esatto, e questo dico io, soltanto che le radio passano 24 su 24 degli artisti
ma io ho paura che ci sono più artisti che in radio, cioè perché in una giornata quanti cantanti devono passare? A Napoli ci sono più artisti che in radio, più artisti che TV locali, questo non c'è. Bisogna fare un po' di selezione, un po' di qualità. No, però pensavo, perché per esempio tu hai citato Di Man, no? E quello è un pezzo bellissimo, sì. E tra l'altro lì tu non ricordi Mario Merola, è un pezzo, come tu dicevi, scritto da Agostino D'Alessio. Pezzo d'amore, pezzo... E non ricordi neanche Gigi D'Alessio, e lì è un peccato. Perché si rischia di perdere delle canzoni bellissime e cantate anche bene. Sì, 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 ti ho capito. Questo fa rabbia, ti fa mettere dei punti interrogativi. Io ho sempre detto che la canzone di papà non l'abbandonerò mai, però mi piacerebbe emergere con le mie canzoni, perché tra poco uscirà altri due singoli miei molto belli. Forse dovresti fare delle cose rock. Cioè, no, nel senso che se uno è una novità. No, oggi le novità. Tu lontano dalla melodia non ricordi inevitabilmente Mario Merola. Allora, se tu facessi pezzi, che ne so, alla Lenny Kravitz, che è un artista internazionale meraviglioso, però, probabilmente dice un cacchio, guarda Merola che fa i pezzi rock. Io sto con te. Però, anche io sto con te. Però ripeto, no, e sto io con sono orgogliosissimo. Ma io lo so questo, di portare questo cognome in avanti. Ma io mica dico questo. Cioè, se io poi cambio, io nei miei spettacoli, il mio sogno di 2 ore, 1 ora e mezza canto le mie canzoni e mezz'ora canti le canzoni di tuo padre. Perché è giusto che sia così, perché nel mio DNA. Sì. Cioè, capito? Le mie canzoni è più difficile, perché bisogna fare le promozioni, bisogna fare un tour, e questo non è colpa mia, è colpa delle persone di oggi. Ma questo non parlo solo di me, parlo di tutti gli artisti, hai capito? Perché è come tu c'hai un bel autista, un bel pilota e non c'è la macchina sotto, e lo dicevo in trasmissione. Allora bisogna che ti credano, i veri produttori, non quelli là che vogliono solo fare un'operazione commerciale per guadagnare. Devi trovare qualcuno che ti vuole bene veramente, che ti crea veramente lo spiraglio per emergere, come dici tu. Io sono pronto, come no? Io farei Sanremo domani con una... Ecco, datemi... Io quello che... Papà ha dato una mano a tutto quanto. Voi esatto. Date una mano a me? No, papà ha dato una mano a tutto quanto. Esatto, quello che... Io come amico e come fratello... Ho Gigi D'Alessio, o avevo Gigi D'Alessio. Tu ti sei fatto una domanda: perché Gigi a me non mi ha invitato mai da nessuna parte? E perché mi vuoi passare questa patata bollente? Te la faccio io, ti faccio io questa domanda. Ecco, e questo dico io, ecco, questo dico alla fine. Ma non lo so perché. Se, e questo dico non io, lo so non me lo chiedo anche io perché. Allora bisogna trovare le persone giuste che ti vogliono bene prima, che ti vogliono bene prima. Come canti, come ti devono voler bene, in questo settore ti devono voler bene. E poi diciamoci la verità, ci vogliono le amicizie giuste. Cioè è inutile che ci prendiamo in giro. Noi vediamo questi grandi artisti, perché questi sono multinazionali, hanno case discografiche veramente eccezionali. Ma io parlo a nome dei giovani, parlo a nome di tutti, veramente non vi fate imbalsamare da parole, da chi vuole solo soldi. Cioè attenzione, questa è una cosa, io difendo la nostra categoria. Questo bisogna. Io personalmente spero che per te arrivi qualcosa di più di Gigi D'Alessio, cioè per te ci vorrebbe Tony Renis, secondo me. Nel senso, questo, ci vorrebbe un'operazione. Questo ti ringrazio. Anche che sia internazionale. Però dico io, tu mi hai detto prima parlando di Gigi. Se non mi chiama Gigi a delle manifestazioni, che ci vogliamo bene e che posso fare qualcosa. Ma lui avrà le sue ragioni. Tony Renis, se ti chiamasse, probabilmente ne troverebbe altre. Ma non è che mi devi chiamare per forza, perché io posso dire che io non c'ero quel giorno. Però dico, se non mi chiama lui a quelle manifestazioni così belle, perché poi io sono anche io per queste grandi manifestazioni e mi complimento con lui per Malaterra, che ha fatto veramente una cosa alla grande. Dico che chi mi ha da chiamare? Chi t'ha da chiamare?
Senti, cos'è la sceneggiata? Ti volevo chiedere una cosa, poi siamo quasi in chiusura, però ho ancora due curiosità. Allora, a Napoli si dice, sai, quando una cosa sta diventando sgradevole o quando uno urla troppo, quando uno diventa particolarmente trash, si dice, ma no, fornisce, non fa sceneggiata. Che in quel caso sceneggiata ha un'accezione negativa, ha un significato negativo. E invece a sceneggiata per te crea sceneggiata. Ma perché la sceneggiata di papà non era negativa? Te lo sono mai chiesto questo? Perché credo che allora fosse semplicemente una forma teatrale. Allora, io dico che la sceneggiata di papà rimarrà nella storia. Oggi, purtroppo, come cambiarono i telefoni da quel mattone che si apriva, certo. C'è l'iPhone, ora ci sono i musical. Allora, siamo nel 2016 quasi, praticamente si evolve tutto. Ah, quindi la sceneggiata, l'evoluzione è stata a brutta sceneggiata. No, la sceneggiata, che è successo? No. È andata a finire a musical. Ma la vera sceneggiata, la vera, se è fatta bene con artisti, ad esempio io se facessi la sceneggiata, io chiamerei veramente degli artisti che hanno fatto sceneggiata con mio padre e li metterei di nuovo. Ma se devo fare la sceneggiata con un ragazzo che alla prime armi non sa, perché la sceneggiata si studia, è l'arte, diceva papà. Cioè, capito? Questo diceva. Ecco, un po' come il grande Edoardo De Filippo, no? Con il grande figlio che è un bacio che abbiamo verso. Luca De Filippo faceva quello che faceva il papà con grandi artisti. Cioè, il discorso, se noi andiamo a chiamare i ragazzi di oggi e li portiamo sulle tavole del papà e li facciamo fare la sceneggiata, non sanno che cos'è la sceneggiata. La sceneggiata va fatta con gli artisti che sanno che cos'è la sceneggiata. Cioè, che voglio dire? Che se io vado a giocare a calcio con i bambini, non vinciamo una partita. Certo. Se io vado a giocare con calciatori che già allenati, già pronti, ho la possibilità. Allora la sceneggiata io la farei senz'altro con grandi artisti dell'epoca, perché ci saranno bravi attori ancora, e vedrai che un fatto, una cosa nuova, cioè, perché poi la sceneggiata io se la facessi la dovrei fare con, che ti devo dire, un capolavoro di papà. Però tocchiamo sempre quei tasti, tocchiamo sempre che ci sarebbero dei confronti. Francesco Mel, Mario Mel, questo vuole fare il padre. Questo. Allora io me ne esco proprio. La sceneggiata per me rimane Mario Merola. E io non la farò mai. Però se dovessi farla, farei un musical, ecco, come il grande mattone che scrisse Scugnizzi con Sal, grande Sal da Vinci. Io farei un musical, Zappatore, con dei ragazzi di oggi. Tante canzoni, balletto, qua, e lo portano in tutto il mondo. Allora sì, perché la sceneggiata rimane, è inutile che ci prendiamo in giro. È passata l'epoca della sceneggiata, ora esistono altre cose. Cioè, purtroppo, ecco, oggi esistono i reality, tanto anni fa non c'era, oggi c'è Amici di Maria De Filippo, c'è questo, e hanno... Quindi che stai dicendo? A chi fa la sceneggiata stai perdendo tempo? Insomma. Secondo me, non voglio offendere, perché io ammiro tutti, ripeto, voglio dire... Però la sceneggiata è tuo padre. Però la sceneggiata è Mario Il Zappatore. Come il teatro era il grande Edoardo De Filippo, dico, la comicità era di Massimo Troisi. Ma infatti sono d'accordo con te. Io, se tu mi metti a fare i figli su Piezzecora, a me, ad esempio, io direi di no. Ma non per qualche cosa, perché dico... Solo papà poteva fare che. Ma poi non è tempo. Cioè, riuscitemi a capire, c'è qualcuno che mi odierà, c'è qualcuno che mi capirà, c'è qualcuno che sta con me. Poi sono consigli, sono giudizi vostri che mi date. Però io non la farei. Se mi fai fare un musical, sì. Però la sceneggiata proprio, anche se a me me la chiedono quasi tutti su Facebook, su messaggi, fai la sceneggiata, fai la sceneggiata. Mettiamoci in testa che di Mario Merola ce n'è uno solo. E non esiste nessuno. Se qualcuno mi avesse detto Francesco Merola si racconterà con te come non l'ha fatto mai con nessuno, avrei risposto
ma ovvero fai. E come spesso accade, le cose che non ti aspetti poi succedono. Ed è successo che Francesco Merola abbia deciso di raccontarsi attraverso le mie domande, che poi domande non sono. Non mi piace preparare le interviste. Mi piace al contrario che un pensiero anticipi un altro pensiero, che una parola suggerisca un'altra parola, che un'emozione ti lasci senza parole. L'idea iniziale era quella di realizzare un'intervista in uno studio televisivo, ma poi Francesco, con piglio deciso, mi disse: «Ettore, ma perché non vieni a casa?» «A casa? A casa Merola?» Come uno stupido continuavo a ripetere: «A casa Merola?» «Sì», mi rispose Francesco, «a casa di papà, a casa mia, a casa di Napoli». E così, alle 13 di un lunedì di dicembre, mi sono ritrovato a casa Merola. A tavola. Perché le cose più importanti si dicono sempre a tavola. Annanzo magnà. E da lì tutto è stato semplice, affabile, ospitale. Insomma, io mi sono proprio divertito. Certi incontri non succedono per caso. E spesso c'è bisogno di qualcuno che ti faccia da gancio. E quindi, grazie a Vincenzo D'Agostino, a Ciro e a Enzo Marigliano e ad Antonio De Maria. Grazie a Pino Fontana, che con la professionalità di sempre si è occupato dell'audio ed effettivamente le voci si sentono bene. E grazie a Roberto Bontà Polito, che ha ripreso tutto con la consapevolezza di chi stava riprendendo la storia di Napoli. E poi grazie a Napoli. E quindi a Mario Merola. Ciao Mario, grazie per tutto. E allora io mi chiedevo, ma per te, che hai ascoltato tanto Amore quando lo cantava tuo padre e adesso il fatto che tu ricanti tutte quelle canzoni, ma tu dell'amore, ma che hai capito? Cioè, nel senso, ma l'amore, certo, tu, ma credi l'amore e così chiudiamo, cioè fammi capire, perché se non l'ha capito figlio Mario Merola, isto ha rovinato. Tu devi capire la parola amore, prima cosa dobbiamo capire, per un amore sentimentale. No, parlo di un amore sentimentale, cioè parlo del rapporto uomo-donna, parlo di un rapporto d'amore, no? Di quello che si parlava. Nella mia vita, secondo me, l'amore è quando ti manca. Quando ti manca qualcuno, ma ti manca in senso proprio, capure se la tiene vicina da mangà. Cioè dici, perché questo non mi fa una carezza? Se tu riesci a capire quello, si tratta di amore, perché l'amore, tutti soffriamo per amore, nessuno, è impossibile, chi dice ma io non soffro, significa non c'è cuore, però la mia esperienza vissuta con mio padre tramite canzoni, tramite episodi che ho sofferto pure io per amore e soffrirò ancora perché c'ho un cuore, è che la parola amore arriva quando tu capisci che quella persona ti manca ogni istante della tua vita. Cioè, lo devi provare. Io dico che è una cosa che bisogna provare, bisogna starci dentro prima di giudicare. Perché poi capirai che cos'è l'amore quando avverrà sulla tua pelle, sul tuo corpo. Dirai, ma questo era amore, questo è amore. Non si può spiegare, si deve più sentire. Questo io credo che auguro veramente a tutte queste persone che ci stanno ascoltando di tanto amore, di dare tanto amore a tutte le persone che hanno bisogno. Questa è la cosa che, perché poi alla fine quello che ci rimane è questo, è volere bene, la pace, l'amore. Papà diceva sempre, voglio a papà, fa più bene con la terra, pure si diceva un male, ma fa sempre bene. Ecco, queste sono parole che non dimenticherò mai di mio padre. Fai sempre bene. Cioè, se un compagno tuo non tiene 10.000 lire in da sacco, 10 euro in da sacco, e la tieni tu, fai 5 euro per una. Chi stare papà? Chi stare papà?